Ciao ragazze e ciao ragazzi, non spaventatevi, ma avrete capito dal titolo che in questo video vi mostro la mia pulizia del viso aggiornata, la pulizia del viso estiva che sto facendo in quest'ultimo periodo con cui mi trovo bene. Insomma, vi mostro tutti i passaggi, quindi step by step, e anche tutti i prodotti pronti e le ricettine fai da te, quindi tutte quelle cose che preparo in casa. Spero tanto che vi piaccia, io la faccio una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni più o meno, e ultimamente appunto seguo tutti questi passaggi e utilizzo soprattutto questi prodotti, anche se ogni volta che faccio la pulizia del viso mi piace comunque cambiare. Quindi spero tanto che vi piaccia, se vi piace lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere che cosa ne pensate fra i commenti, e per non perdere i prossimi video iscrivetevi al canale. Vi mando un grosso bacio e buona pulizia del viso, ciao! Il primo passaggio è lo scrub, quindi vado a prendere un tonico. Io utilizzo l'idrolato di elicriso, ma potete utilizzare qualsiasi tonico o dell'acqua, e vado a bagnare il viso con questo. Poi vado a fare lo scrub. Utilizzo lo scrub fatto in casa da me all'olio di cocco e bicarbonato, di cui ho fatto il tutorial sul mio blog. Vi metto nel box informazioni sotto al video il link diretto al tutorial sul mio blog. Vado così a massaggiare per un paio di minuti il prodotto sul viso bagnato o comunque umido, per eliminare le cellule morte della pelle e rendere la pelle bella luminosa e morbida. Mi piace un sacco questo scrub perché è adatto a tutti i tipi di pelle, è super delicato, si può conservare un paio di mesi, quindi è comodo, lo tengo sempre in bagno. Ora, dopo aver massaggiato, sciacquo il tutto con l'acqua tiepida e poi andiamo ad aprire i pori. Quindi andiamo a fare, nel mio caso, una sauna facciale, perché utilizzo questa sauna che ho acquistato su Amazon, di cui vi metto il link nel box informazioni sotto al video se vi può interessare, ma potete tranquillamente utilizzare anche il rimedio della nonna dei vapori fatti in casa, quindi pentola con l'acqua bollente, un paio di cucchiai di bicarbonato, vi mettete con la testa sopra e poi coprite la testa con un asciugamano e state lì una decina di minuti. Io mi trovo benissimo con questa perché è super comoda. Trascorsi 10 minuti con i vapori, vado a fare la maschera purificante. Faccio questa, l'argilla bianca, fatta in casa da me. Anche di questa ho fatto il tutorial sul blog, vi metto il link nel box informazioni sotto al video, ed è a base di yogurt, miele e argilla bianca. Anche questa la trovo molto delicata, adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili e delicate. Se avete però la pelle grassa con tanti brufoli, tante impurità, potete utilizzare l'argilla verde al posto dell'argilla bianca. Mi trovo benissimo davvero perché noto che va a pulire perfettamente la pelle, la rende morbidissima proprio come la pelle di un bambino, e quindi ultimamente faccio sempre questa. Lasciate in posa 10 minuti, 15, quando si secca proprio la maschera andate a rimuovere, come vedete, con una spugnetta bagnata tutti i residui della maschera. Dopo aver rimosso il più possibile, andate a sciacquare con l'acqua tiepida o l'acqua un po' fresca, visto che fa caldo. Ora un altro passaggio, ecco, mi è caduta anche la maschera idratante. Un passaggio che faccio in questo periodo è anche la maschera idratante. Utilizzo questa biologica che trovo da Tigotà e acqua e sapone, e assieme a questa metto anche i patch per gli occhi, quindi antiocchiaie. Sono quelli fatti in casa con il dischetto di cotone, e trovate il tutorial anche di questo sul mio blog, vi metto il link nel box informazioni sotto al video, e sono a base di gel d'aloe vera e acqua di rose oppure acqua di camomilla. Quindi vado ad applicare sia la maschera, quella lì che vi ho fatto vedere super idratante che acquisto da Tigotà della linea My Mask, sia i patch per gli occhi, e lascio il tutto in posa per 10-15 minuti e poi di nuovo vado a rimuovere tutto. Faccio anche questo passaggio, quindi questa maschera in più in estate, perché abbronzandomi tendo anche ad avere la pelle che si secca un po' più facilmente, sento che tira un po' di più. Quindi oltre alla maschera purificante trovo molto utile anche applicare una maschera lenitiva e molto idratante, assieme ovviamente ai patch per gli occhi antiocchiaie. Fatto ciò, andiamo a sciacquare il viso e poi andiamo ad applicare di nuovo il tonico. Utilizzo l'idrolato di elicriso perché appunto è adatto alle pelli un po' secche oppure alle pelli un po' spente, perché va proprio ad illuminare la pelle, e poi aspetto qualche secondo che si asciughi sulla pelle.
Poi applico il siero, utilizzo questo di Omia all'argan che trovate da Tigotai Acqua e Sapone, ma penso si trovi anche online. Vi metto il link nel box informazioni sotto al video e vado ad applicarlo per bene su tutto il viso e anche sul collo, sulla zona del décolleté. Poi applico il contorno occhi, questo è fatto in casa da me, solo con due ingredienti. Di questo ho fatto il video tutorial un po' di tempo fa, vi metto il link qui sopra fra le schede e anche nel box informazioni sotto al video. È semplicissimo da fare, ho fatto la versione roll-on così è ancora più comodo, però potete metterlo in qualsiasi contenitore. È un prodotto bifasico, quindi va sempre agitato prima dell'uso e noto veramente un beneficio sulle borse, le occhiaie, sul viso stanco. Infine applico la mia crema per il viso preferita, quella della mia linea Oro Bio che trovate anche in vendita sul mio blog, anche di questa vi metto nel box informazioni sotto al video il link. Con questa mi trovo benissimo perché è leggera ma comunque idratante, si assorbe velocemente, quindi la trovo perfetta anche per questo periodo estivo. Vado proprio a stenderla anche sul collo e sulla zona del décolleté. Bene, miei cari, per oggi è terminato. Spero che questa pulizia del viso estiva aggiornata vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere che cosa ne pensate fra i commenti. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!